Conferenza stampa questa mattina alle KK Hotel del tecnico del Pescara Emmanuel Cascione in vista del match di domani contro l'Ancona, Stadio Adriatico, inizio ore 16:30, penultimo atto della stagione regolare. Non arrivano buone notizie per Salvatore Aloi, il centrocampista biancazzurro non ha recuperato e non è convocato al pari di Pellacani e Masala. Sta bene invece Davide Merola, sono due i dubbi di formazione del tecnico biancazzurro, giocherà uno tra Pierno e Milani al rientro della squalifica nel ruolo di terzino sinistro e poi andrà sostituito in mezzo al campo Salvatore Aloi. Le parole di Emmanuel Cascione con le immagini di Diego Martelli. Come sta la squadra dal punto di vista delle eventuali indisponibilità? Quindi mi riferisco soprattutto ad Aloi, che era quello un po' più in dubbio, e se ha dei dubbi di formazione per domani. Masala, Pellacani e Aloi perché non riesce a recuperare per la partita. Fastidio, quindi preferiamo tenerlo a riposo. Poi il resto la squadra è completamente a disposizione, sta bene. Ma qualche dubbio, è normale che Milani, che ha sempre giocato, che comunque ha sempre fatto bene, è stato sostituito domenica scorsa per la squalifica da Roberto Pierno, che ha fatto un'ottima gara. È stato propositivo, ha avuto personalità, si è fatto subito trovare pronto, nonostante non fosse la sua posizione naturale. Quindi è difficile adesso scegliere tra i due, anche lo stesso Moruzzi. In settimana l'ho visto in crescendo, poi sappiamo, un ragazzo giovane, brando e con grandissime potenzialità, deve ancora migliorare in certi aspetti, però sotto certi aspetti, però un ragazzo a cui faccio affidamento, avendo tra virgolette, perché comunque Roberto nasce come terzino destro, però visto ha fatto bene anche a sinistra, quindi avere tre giocatori in quella posizione e decidere per uno non è così semplice. È una fortuna da una parte, comunque a seconda della partita, del momento, posso avere la possibilità di cambiare. Poi davanti, poi in mezzala, in mezzo, Aloi rimane fuori, quindi in quella posizione c'è anche abbondanza di caratteristiche, abbondanza di numeri. Sono tutti ragazzi che possono partire dal primo minuto. Non voglio escludere nessuno perché comunque veramente c'è grande qualità in quella posizione, quindi a volte preferisco portarmelo fino alla fine il dubbio e decidere anche un pochino di pancia, perché comunque è anche il mio mestiere non solo seguire la logica, ma sentire anche delle sensazioni per chi potrebbe dare qualcosa in più. Poi comunque sono anche tranquillo perché so che sono tutti a disposizione, anche se qualcun altro dovesse entrare a partita in corso, posso farci grande affidamento. Partendo dalle caratteristiche dell'Ancona, se ci spiega un po' da come l'ha studiata, che caratteristiche ha, arrivo alla seconda domanda, che è quella di che caratteristiche deve avere con Squizzato e immagino Tuniov, perché lei ha parlato di capisaldi, il centrocampista che sostituirà Salvatore Aloi. Quindi se chiede un giocatore più di fase difensiva, più di struttura fisica, che sappia inserirsi, in relazione a che tipo di squadra è l'Ancona. Grazie. Allora, l'Ancona è una squadra che, come ho detto, ha ottime individualità, di giocatori di personalità, è anche un'ottima struttura fisica. A volte, quando si ha comunque una squadra importante, possono capitare annate dove si perde un po' di fiducia. Quando poi dopo viene ritrovata, si fa il salto di qualità. Noi dobbiamo cercare assolutamente di non dargli quella fiducia lì e quindi di scendere in campo più combattivi possibile. Questa è la prima cosa. Poi a livello tecnico la squadra ce l'ha, sa giocare, ha la qualità per comunque comandare il gioco. La prima cosa è ribattere colpo sul colpo contro una squadra che è affamata, ha bisogno di punti. Questa
quindi sotto questo aspetto è fondamentale lavorarci e riproporlo domenica in campo. La curva ha fatto un nuovo comunicato che non sarà presente nel primo tempo domani, mentre ci sarà il sold out nel settore ospiti. Qual è la sua opinione? Se si sente di mandare un messaggio ai tifosi del Pescara? No, il messaggio ci siamo già parlati a fine partita. C'è stato un piccolo summit, tra virgolette. E quindi sanno qual è la mia idea, però rispetto alla loro tranquillamente. Sono problemi che vanno oltre il campo e quindi noi ci dobbiamo concentrare solo su quello che dobbiamo fare in campo. Poi tutto il resto è normale che sappiamo benissimo il valore e l'importanza che ha la tifoseria per noi e per la squadra, quindi se ci saranno saremo molto contenti. Poi se continuerà questa cosa qui ne prenderemo atto, ma noi dobbiamo fare la partita e cercare di far bene, basta, solo sul campo.